Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è la seconda puntata della nostra miniserie dedicata alla stampa MJF. Nella prima puntata, di cui trovate il link in descrizione e video che vi consiglio di vedere, avevamo affrontato il discorso della progettazione della build, cioè l'area di stampa che viene effettivamente riempita di polvere di nylon e che conterrà poi gli oggetti appunto stampati. Progettazione della build che deve rispettare alcuni accorgimenti per ottenere un buon risultato di stampa. Oggi invece ci sporchiamo un po' di più le mani andando a vedere il processo di stampa 3D vero e proprio. Ma prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, a metterci un mi piace se questa tipologia di video vi piace e vi è utile. E last but not least, come dicono gli inglesi, a proposito ragazzi, grazie ancora per la coppa. A cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre attività e tutti i nostri nuovi video. Siete pronti? Andiamo! In una prima fase, la processing station va a riempire di polvere di nylon l'area di stampa, cioè la nostra build, appunto. Questa polvere di nylon è ottenuta da una miscela che solitamente è composta dall'80% di polvere non fusa proveniente da stampe precedenti e dal 20% di polvere nuova. Dovete sapere infatti che la tecnologia di stampa MJF è la tecnologia di stampa 3D che utilizza la maggior quantità di materiale riciclato. Di conseguenza abbiamo sia meno scarti e soprattutto abbiamo un prodotto di minore impatto ambientale, proprio perché c'è il massimo riutilizzo della polvere non fusa da stampe precedenti. La build viene appunto estratta dalla processing station e inserita nella stampante vera e propria. E qui faccio una piccola parentesi perché molto spesso per stampa 3D si intende un unico dispositivo. Nella tecnologia di stampa MJF invece si tratta di un impianto di stampa che comprende più dispositivi. Abbiamo già visto infatti la processing station che serve appunto a riempire la build di polvere e che sarà poi implicata anche nell'unpacking della build, ma questo è una cosa che vedremo in un video successivo. Oltre a questi due dispositivi ce n'è anche un altro, un terzo, chiamato Natural Cooling, che serve appunto a far raffreddare la build una volta stampata. È un processo di raffreddamento naturale ed anche questo lo vedremo nel prossimo video. Quindi, detto tutto ciò, andiamo veramente al sodo del video, andiamo a vedere come stampa la stampante 3D. Per prima cosa, la polvere viene stesa sull'area di costruzione sovrapponendo layer di 8 centesimi di millimetro ciascuno. Per ogni layer vengono applicati, mediante testine inkjet, degli agenti di fusione e di dettaglio in corrispondenza delle parti definite dal file di stampa che compongono il pezzo. È importante sottolineare che questi agenti chimici non sono leganti, ma sono sostanze che rispondono in maniera differente al calore. L'agente di fusione, di colore nero, assorbe l'energia emessa dalle lampade all'interno della stampante e fa sì che la polvere presente in camera di stampa, già portata a 180 gradi, si riscaldi ulteriormente di circa 5 gradi per permettere alla polvere stessa di fondersi. L'agente di dettaglio viene invece applicato per definire i bordi vicino alle zone di fusione ed è un liquido che, evaporando, impedisce l'aumento di temperatura della polvere adiacente a quella fusa. Il mix di questi due processi permette di creare pezzi con nitidezza e dettagli estremamente precisi, con una tolleranza media di circa 3 decimi di millimetro. Questo processo di stampa richiede però un accurato controllo della temperatura, proprio per fare in modo che il calore vada ad agire in maniera precisa e dettagliata solo ed esclusivamente nelle aree interessate. Il controllo viene infatti eseguito costantemente durante la fase di stampa su centinaia di punti diversi del letto di polvere, strato dopo strato, tramite una termocamera di ultima generazione. Ed è appunto strato dopo strato che il pezzo prende forma all'interno della build. Grazie a questo procedimento, anche se in realtà dovrei parlare al plurale perché si tratta di più processi consecutivi, stesura del letto di polvere, applicazione degli agenti, fusione vera e propria. Dicevo appunto, grazie a questi procedimenti è possibile stampare pezzi con una velocità 10 volte superiore rispetto ad un'altra tecnologia di stampa come ad esempio la stampa a sinterizzazione laser. Oltre a questo si può raggiungere una precisione dimensionale veramente molto elevata, dicevamo appunto intorno ai 3 decimi di millimetro, e con proprietà meccaniche isotrope su tutti e tre gli assi, cioè asse X, Y e Z. Ok, qui è finita la fase vera e propria di stampa. A questo punto la nostra build viene estratta dalla stampante e viene posizionata all'interno di un dispositivo che dicevamo prima si chiama Natural Cooling, che serve appunto a far raffreddare la nostra build dopo la fusione. Dopodiché ci sarà la fase di unpacking e di sabbiatura, ma queste sono fasi successive che vedremo appunto nei prossimi video. Per cui mi raccomando, seguiteci e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e buona stampa 3D!